Volevo lanciare una proposta di collaborazione con voi. Con voi che amate la lettura e con voi che magari avete letto dei libri e in questi libri che avete letto, o magari in un libro speciale, avete individuato un brano, un passo che vi piace particolarmente, un brano che volete condividere e del quale magari volete anche trasmettere le emozioni che questa lettura ha suscitato in voi. E quindi magari avete voglia di leggerlo ad alta voce e di postarlo in modo che da questa lettura magari possa scaturirne il desiderio, la voglia per qualcun altro di avvicinarsi, di affrontare questo testo. È quello che in questi anni ho un po' cercato di fare anch'io, insomma, questo di, più che non di parlare di un libro, insomma, di leggerne un passo, un brano, insomma, e di far sì che attraverso quello che suscita questa lettura, se qualcuno ha la voglia e la pazienza di ascoltarla, attraverso le emozioni che può suscitare questa lettura, insomma, qualcun altro si avvicini a quel libro, a quell'autore, insomma, capisca direttamente da questo il valore di quel testo. Io, a differenza di quelli di Liber Liber, che preferiscono una lettura asettica in cui si dia la preferenza assolutamente al testo e quindi diciamo una lettura quasi, quasi meccanica, insomma, il più asettica, il più indifferente possibile, in modo tale che il testo emerga, insomma, naturalmente, così da questa lettura. Che io trovo spesso, almeno nelle letture che ho sentito, un po' meccanica, insomma. Io preferisco quelle letture in cui traspare anche l'emozione del lettore, in cui il testo e il lettore in qualche modo si fondono, insomma, diventano un'unica cosa, in cui traspare anche l'emozione di chi legge, insomma, traspare il suo vivere quel testo, il suo vissuto. Quindi io preferisco una lettura, se possibile, espressiva, insomma, poi come ognuno di noi sa fare, qua dipende, insomma, viene fuori dal nostro carattere, dal nostro temperamento, dalla nostra abitudine a confrontarsi con la lettura anche ad alta voce, insomma, no, ma preferisco una lettura che non sia del tutto asettica, insomma, che sia anche espressiva, insomma, che metta in risalto anche la passionalità, il temperamento di chi legge, insomma, e questo lo trovo più coinvolgente, insomma. Ovviamente è una lettura dalla quale si possa capire bene le parole del testo, insomma, che non privilegi poi la parte del lettore rispetto a quella del testo, ma insomma, in cui ci sia una giusta fusione tra le due cose, insomma, una lettura che anche possibilmente non privilegi poi tutti quei canoni, quella retorica, insomma, no? Che in genere si mette per rendere gradevole un testo, no? Quell'intonazione un po' da attore, quelle musiche un po' passionali. Una lettura che sia spontanea, insomma, ma che non comprima anche il nostro sentimento di fronte a quel testo, a quelle righe. Detto questo, mi piacerebbe ospitare nel mio canale, insomma, però non è un canale granché frequentato, oppure magari aprire un canale nuovo
in cui poter stabilire un rapporto di collaborazione con voi, insomma. Aprire un canale dove, senza fare anche una lettura completa, ma chi vuole può fare anche una lettura completa di un libro, senza anche alternarci come è stato fatto, insomma, leggere un libro a più voci, leggere un libro completo che poi rischia di non essere ascoltato con nessuno, insomma. Dove ognuno di noi, ognuno di coloro che sono interessati a collaborare, possa a modo suo scegliere un brano della lunghezza che vuole lui, insomma, di un testo che lui ama particolarmente, questo brano lo voglia leggere ad alta voce e voglia trasmettere la sua anche emotività attraverso quella lettura. Insomma, si sforzi di farlo piacere anche agli altri, di invitare attraverso le sue letture alla lettura da parte di altri di quello stesso testo, di quel libro. Qualche volta mi è riuscito di farlo, insomma, qualche volta qualcuno mi ha scritto, ma ho imparato sentendo leggere quella cosa, mi sono avvicinato a quell'autore, ho imparato ad amarlo, è diventato il mio autore preferito. E questo fa piacere, insomma. E quindi questa è la mia proposta, insomma, riusciamo a far partecipi attraverso le nostre letture anche altri della bellezza di quei testi, a far avvicinare anche altri a quell'autore. Quindi leggiamo come siamo capaci, cercando di metterci il nostro sentimento, la nostra anima in quel che leggiamo, di far capire ovviamente il testo che leggiamo, le parole siano ben scandite, scegliere un brano, insomma, di un libro, un passo di lunghezza variabile secondo quello che si ritiene, e poi postiamoli tutti insieme, insomma. Facciamo in modo che ci siano più voci, insomma, o all'interno del mio canale, oppure, meglio ancora, aprendo un canale con questo tipo di progetto molto semplice, insomma. Quello che invece di presentare un libro, insomma, con tutti i limiti delle nostre presentazioni, delle nostre recensioni, che possono essere, cioè, l'unico modo per fare amare una cosa è quello di darne un assaggio, insomma. È inutile che mi descrivi, che mi fai vedere la foto, che mi descrivi a parole un piatto di pasta asciutta, insomma. Ti dirò se è buona, mi piacerà, sarò invogliato poi a mangiarla. Se l'assaggio, ecco, diamo un assaggio di tutto quello che c'è di buono, che noi abbiamo trovato buono in letteratura, e poi saranno gli altri, insomma, magari a essere invogliati da questo assaggio ad avvicinarsi a quel piatto, insomma. Questo è il mio progetto, anche perché in realtà ho visto che alcuni lettori, almeno, insomma, si avvicinano o si propongono a Liber Liber, il quale ha un suo schema, e analizzando questo schema, insomma, leggendo un pochino i criteri che si richiedono in quella lettura, io li trovo un po' freddini. Li trovo un po' freddini soprattutto poi quando sento quelle letture che sono sì complete, che sono sì pulite, magari prive di rumori di fondo, insomma così, ma sono meccaniche. E io quando sento una lettura meccanica, per esempio, non mi appassiono, non ho costanza. Preferisco una lettura in cui traspare anche un pochino l'emozione del lettore, insomma, in cui il testo si fa anche vivo, palpitante, appunto emozionante. E questa è la mia idea. Se qualcuno si dimostra interessato a questo progetto, insomma, vuole collaborare, d'altronde non richiede molto, insomma, è semplicemente un audio accettabile, insomma, attraverso una web, e farsi vedere mentre si legge, in condizioni più semplici possibili, meno,
meno elaborate possibili, però che si riconosca anche un pochino il, come dire, il movimento delle labbra, in cui la voce risulti il più possibile chiara. Mi contatti attraverso la messaggistica di questo canale, o mi contatti anche in Facebook, mio nome e cognome, mi chiede l'amicizia, e poi cerchiamo magari insieme di vedere se utilizzare il mio canale per postare questo materiale, oppure se creare un canale nuovo. Vediamo anche quanti di voi decideranno di aderire a questo modesto progetto. Se saremo più di uno, se sarete più di uno, se sarete alcuni, magari molti, allora faremo canale ad hoc e proveremo a invitare attraverso questi saggi di lettura, di libri che abbiamo letto e sentito, questi passi selezionati. Cercheremo di invitare anche altri in questo modo ad avvicinarsi a quei libri e a quelle letture. Vi aspetto, contattatemi e vediamo se si può fare. Ciao.